Ciao da Yuri Tufano e benvenuti in questo nuovissimo video. Bene, in questo video invece, rispetto ai video precedenti, andiamo ad affrontare qualcosa di un pochino più di tecnico inerente al nostro business, quindi alla nostra attività di vendita di libretti su Amazon. Ok, la nostra attività di vendita di libri, libri o libretti, poco importa, è sempre quella la sostanza. Di che cosa vogliamo parlare oggi? Ehi, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube e clicca sulla campanellina per non perderti tutti i nuovi video in uscita. Oggi parliamo del fatto se sono veramente importanti o essenziali le Amazon Ads per riuscire con il business della vendita dei libri su Amazon. Ci tengo molto ad affrontare questo argomento, ne abbiamo parlato anche in altri video, lo voglio riprendere e ve lo voglio imprimere definitivamente nel cervello, perché questo è un aspetto molto importante, questo è un fattore che dovete comprendere, importantissimo. Ve lo dico subito e poi dopo argomentiamo nel corso del video, non vi faccio aspettare fino alla fine. Le Amazon Ads non sono lo strumento che stavi cercando per vendere i libri, ok? Subito, te lo dico a bruciapelo, non ci saranno le Amazon Ads magiche che faranno vendere il tuo libro. Se pensavi che utilizzando una determinata strategia, se pensavi che utilizzando una tecnica particolare, se pensavi che utilizzando un trucco particolare per fare le Amazon Ads sui tuoi libri avrebbe risolto il tuo problema con il business della vendita dei libri su Amazon, ti stai sbagliando di grosso e ti stai sbagliando veramente di grosso e avrai anche delle brutte delusioni, soprattutto da chi proverà a rifilarti delle soluzioni magiche. Guarda che c'ho il trucco per fare le Amazon Ads perfette, guarda che ho il segreto delle Amazon Ads, guarda che facendo le sponsorizzate su Amazon per i tuoi libri in questo modo sfonderai. Non è assolutamente così e te lo argomento, te lo spiego, non ti dico solamente che non è così e ti spiego il perché e converrai e ti renderai conto in base a quello che ti spiego in questo video del perché è così. E te lo dice una persona che ha 5 anni abbondanti di esperienza in vendita di libri su Amazon, ok? Perché non sono fondamentali, o meglio, sono importanti, ma non sono l'elemento cardine che ti porterà a vendere libri. Quindi non vuol dire accendere le Amazon Ads e i miei libri venderanno. Perché questo? Perché a monte di una riuscita del vostro business, quindi affinché i vostri libri possano vendere e quindi voi possiate avere successo con questa attività, ci deve essere per primo step fondamentale, che è la base della nostra piramide, sono le fondamenta del nostro business, ci vuole una keyword profittevole. Primissimo step, quindi riprendiamo anche un po' questo argomento, lo riprendiamo un attimo. Ricordate, la keyword è la parola di ricerca che fanno i vostri potenziali clienti su Amazon prima di comprare un prodotto, ok? Quindi se il vostro libro, quindi la parola di ricerca, quindi la keyword, non è profittevole, hai voglia ad accendere le Amazon Ads. Quindi pensavi che pubblicando un libro qualsiasi, accendendo le Amazon Ads, avrebbe venduto? Ti sto dicendo che non sarà così. So già che non ci crederai, so già che vorrai provare e poi tornerai sotto questo video dicendo avevi ragione. Quindi primissimo fattore, keyword profittevole. Quindi sono gli step fondamentali dell'attività. Keyword profittevole, copertina attrattiva. Puoi avere le Amazon Ads col miglior trucco del mondo, ma se la copertina fa schifo del tuo libro, la gente non cliccherà sul tuo annuncio. Hai voglia a usare i trucchi del mestiere delle Amazon Ads? Potrai ottimizzare le Amazon Ads all'infinito se la tua copertina fa schifo. Descrizione prodotto accattivante, deve essere ben fatta, deve essere in copy di vendita. Hai voglia ad ottimizzare anche in questo caso le Amazon Ads? Non venderai niente, assolutamente niente, venderai zero, zero assoluto. Quindi ci stai arrivando piano piano nel corso di questo video, te lo riassumo e te lo ridico: non servono le Amazon Ads per vendere i libri, ok? Quello che serve per far vendere il tuo libro è un buon prodotto basato su una keyword profittevole, ok? Quindi ti servirà una keyword profittevole, una copertina accattivante, una descrizione che vende, un libro ben fatto, perché sennò dopo le prime vendite avrai un mare di recensioni negative. Chiuso il pacchetto, allora sì che facciamo le Amazon Ads, che spingiamo il nostro libro. Le Amazon Ads serviranno quindi a fare cosa? Non a vendere il libro. Ve l'hanno spiegata male e devo arrivare io per l'ennesima volta a spiegarvi le cose come stanno. Le Amazon Ads non servono a vendere il libro. Le Amazon Ads servono a due cose e due soltanto, che sono il preludio alla vendita. Ma la vendita è una conseguenza di queste due cose. Che cosa sono? Analisi dei dati. Quindi le Amazon Ads daranno visibilità al tuo libro e quindi ne ricaverai dei dati, ok? Avrai dei dati, vedrai dei numeri nel cruscotto del tuo Amazon Ads, quindi capirai se cliccano, non cliccano, se cliccano ma non comprano, quindi a seconda di che dati vedrai del tuo Amazon Ads saprai aggiustare il tuo prodotto. E questo è il vantaggio del vendere libri su Amazon, perché non hai uno stock di 1000 prodotti che se il prodotto non va bene hai perso magari 10-15 mila euro. È un libro in formato Word e PDF, quindi
quindi se ti accorgerai che è la copertina il problema, con pochi euro andrai a sistemare eventualmente la copertina. Non serve comprare copertina a 150 euro, ragazzi, non ve lo devo dire io, ma so che ve lo devo dire, ok? Quindi sistemerai la copertina, non devi rifarti lo stock di merce, come può essere per chi vende merce fisica, che sia un e-commerce, che sia Amazon FBA. Quindi una cosa che vi dà Amazon Ads sono i dati fondamentali per capire eventualmente dove sistemare il vostro prodotto libro. Ma la cosa fondamentale che fanno le Amazon Ads è posizionarvi in prima pagina. Quindi le Amazon Ads fanno queste due cose: posizionamento del libro, quindi vi danno il posizionamento in prima pagina, vi rendono visibili, e poi grazie alla visibilità che acquisite andate a consultare, a vedere i dati che vi danno le Amazon Ads. Semplice, non vendono il libro. Le Amazon Ads non vendono il libro fisicamente. Le Amazon Ads vi fanno posizionare sotto la keyword di ricerca secondo la quale volete posizionarvi quando fate le campagne keyword, oppure vi posizionano sotto i prodotti quando fate le campagne prodotti. Ok, adesso ci sono anche le video Amazon Ads, bene, uno strumento in più bello a livello di creatività, ma il concetto è sempre lo stesso. E se non l'hai ancora fatto, clicca subito, immediatamente, sul primo link che trovi qui sotto in basso in descrizione a questo video per accedere a ben oltre 8 ore di corso gratuito sul self-publishing. Ci vediamo all'interno del corso. Quindi le Amazon Ads vi danno posizionamento, è come comprare lo spazio in prima pagina di un giornale, ok? Tu puoi comprare uno spazio su un giornale importante in prima pagina, ma se l'immagine che metti, la creatività che metti, oppure il prodotto che tu proponi di vendere non lo vuole nessuno, non interessa a nessuno, capisci che stai spendendo soldi per niente. Perché pensate che facendo le Amazon Ads, siccome siamo online, il commercio è differente? Non è differente. Non riuscirete a vendere online qualcosa che nessuno vuole. Perfetto, chiaro? Questo è quello che servono le Amazon Ads. Semplice, cristallino. Quindi le Amazon Ads non ti salveranno dall'avere un prodotto che fa schifo. Devi fare un buon prodotto, keyword, abbiamo detto, copertina, descrizione, il libro, magari mettere un buon bonus spiegato come spiego io all'interno dei miei percorsi, esporlo bene, un bonus tattico, chiamiamolo così, e poi usiamo le Amazon Ads come veicolo per farci conoscere, per far conoscere il nostro libro. Non è il pulsantino magico, non metto 100, torneranno 200 semplicemente perché ho acceso le Amazon Ads. Ecco perché non avete successo, ecco perché vi comprate i software, perché comprate i servizi, perché comprate la qualunque quando si parla di Amazon Ads, ma non ottenete ancora risultati. Smettete di comprare cianfrusaglie, smettete di comprare cose che non servono. Quello che a voi serve è la strategia, vi serve saper fare bene il business. E se non lo volete fare da soli, sapete ormai, perché ve lo sto dicendo in tutte le salse, che ci sono i percorsi WePublishing, dove siamo noi a prendervi letteralmente per mano e a portarvi a pubblicare dei libri ben fatti. Ok? Quindi vi possiamo fornire anche noi i libri pronti da andare a pubblicare. Bene, detto questo ragazzi, quindi non vi andate a impantanare, non andatevi a impantanare con questa storia delle Amazon Ads cercando soluzioni fantasiose per cercare di vendere cose che fanno schifo. Ok, prima il prodotto, ricordatevi, apportate valore al mercato e il mercato vi premierà. Le Amazon Ads ci permetteranno solamente di essere visibili e quindi raccogliere dei dati. Nel caso in cui vedete che il conversion rate, quindi vendete poco per ogni click che avete, va bene, allora aggiusteremo la descrizione. Questo servono le Amazon Ads, ok? Bene, spero di averti salvato da acquisti incauti in soluzioni fantasiose. Ci vediamo all'interno dei percorsi WePublishing e al prossimo video. Ciao da Yuri Tufano.